Ieri si è tenuta un'udienza con il direttore del progetto Libra, David Marcus, presso la Commissione per i Servizi Finanziari della Camera del Parlamento americano. Ad un certo punto il deputato Davidson accenna alla differenza tra Bitcoin e shitcoin. Ora, shitcoin è un termine molto usato nel settore cripto, che significa letteralmente merda coin, e con il quale si indicano quelle criptovalute che sono sostanzialmente spazzatura. Ora, per i cosiddetti massimalisti di Bitcoin, tutte le criptovalute che non sono Bitcoin, le cosiddette altcoin, sarebbero shitcoin. Infatti, il deputato Davidson fa riferimento proprio a questo, ovvero che da un lato c'è Bitcoin e dall'altro ci sono tutte le altre criptovalute, le altcoin. You know, a lot of people in this space will use a phrase that you may be familiar with. There's Bitcoin and then there's shitcoin. Are you familiar with that phrase and what people might mean by that? I am. Ora, se volete, vi metto il link in descrizione anche di quest'altro video, potete trovare l'intera registrazione di tutta l'audizione, sono 6 ore e 55, al minuto 5 ore 42 minuti e 11 secondi trovate l'intervento di Davidson. Ora, a mio parere, questa cosa in realtà è significativa, cioè è significativo che all'interno di una commissione parlamentare degli Stati Uniti d'America si affronti l'argomento relativo alla differenza tra Bitcoin e tutte le altre criptovalute, in questo caso addirittura definite shitcoin, cioè spazzatura. Cioè, in altre parole, che si affronti l'argomento della differenza che c'è tra Bitcoin, tra cos'è, cosa significa, come viene usato, insomma, il suo ruolo all'interno del sistema finanziario e tutte le altre criptovalute che sono in effetti un'altra cosa. Badate, questo è un argomento in realtà tecnico, certo non solo tecnico informatico, anche tecnico finanziario, ma comunque tecnico. Certo, quella è una commissione tecnica, però ne fanno parte dei parlamentari, dei deputati, cioè persone elette dal popolo degli Stati Uniti d'America. Ad esempio, questo Warren Davidson è stato eletto nello stato dell'Ohio. Io credo che sia la prima volta in assoluto nella storia dell'umanità che all'interno di una commissione parlamentare si tratti questo argomento, cioè la differenza tra cos'è Bitcoin e cosa sono tutte le altre criptovalute. Inoltre, lo stesso Davidson denota una certa conoscenza approfondita di questa materia, di questo settore. E la cosa non è male, anche perché il giorno prima al Senato americano c'era stata un'altra audizione, sempre di David Marcus, cioè il presidente, il direttore del progetto Libra, sentito dalla Commissione sulle banche, che era stata davvero imbarazzante. Guardate qua sul Cryptonomies, noi abbiamo definito questa udienza delirante. Veramente è stata una cosa pazzesca. Le sciocchezze che hanno tirato fuori questi senatori americani che non sapevano né cos'era Libra né cos'erano le criptovalute, probabilmente non sapevano nemmeno che cos'era Facebook e hanno passato 2 ore a dire veramente moltissime sciocchezze, tranne qualche piccola eccezione. Sono state 3 domande interessanti, ma solo 3. Quindi fa piacere che invece il giorno dopo alla Camera ci fosse almeno un deputato competente in materia che ragionava su argomenti reali, cioè argomenti importanti, cose che hanno veramente a che fare con le criptovalute. E la cosa curiosa è che durante queste 2 audizioni che si sono tenute a un giorno di distanza l'una dall'altra, una al Senato e l'altra alla Camera, si è discusso moltissimo di Libra, cioè il progetto della stablecoin di Facebook, che è stata criticata in ogni modo, ma non è mai praticamente stato criticato Bitcoin se non raramente così di sfuggita. Ve lo voglio dire in un altro modo. Guardate che Bitcoin piano piano sta entrando
nella vita quotidiana delle persone. E nel corso degli anni, quindi non domani, non a fine 2019, forse nemmeno nel 2020, ma prima o poi arriverà dappertutto. Fatevene una ragione. Addirittura durante la stessa audizione, un altro deputato, Patrick McHenry, ha definito Bitcoin unstoppable, cioè inarrestabile. E secondo me c'ha ragione. Quindi preparatevi perché Bitcoin, piano piano, lentamente, sta arrivando dappertutto. Ha già fatto il suo ingresso nel Parlamento americano, anche se diciamo così, dalla porta di servizio è un po' in sordina, però ci è già entrato. Difficilmente gli Stati Uniti d'America porranno dei limiti reali all'utilizzo di Bitcoin, anche perché poi potrebbe andare come in Cina hanno posto dei limiti, ma i cinesi se ne sono fregati e continuano ad usarlo. Quindi, in altre parole, piano piano, ma inevitabilmente, Bitcoin si sta diffondendo e sta arrivando dappertutto. E prima o poi, che ne so, tra 3 anni, 4 anni, 10 anni, sarà praticamente ovunque. Poi, come al solito, se avete dei dubbi o delle domande, ricordatevi che potete sempre scrivermi via email, perché via email io rispondo sempre a tutti. Un saluto, ciao!